Salve a tutti signori ed eccoci qui al mio video opinioni su Xiaomi Mi 8. Sì, lo chiamo opinioni perché non sono abbastanza metodico per tirare fuori una review tipo Galeazzi o HD Blog, quindi sì, è un'opinione. Vi dico subito che è un telefono estremamente conveniente, come Xiaomi ci ha abituati. Con 400 euro vi portate a casa il massimo delle specifiche che si possono avere da un top di gamma oggi e soprattutto ormai un software convalidato, tarato e perfettamente funzionante anche nella nostra Europa, anche nella nostra Italia nello specifico. Di questo aspetto però ho già parlato in un video che si chiama Mannaggia Xiaomi, e se volete sapere perché dico Mannaggia Xiaomi dovreste proprio guardarlo. Parla del fatto di prendere la versione cinese, installarci la ROM Global e quali problemi ne conseguono. Quindi sì, io ho un telefono italiano che però non è pensato per essere venduto qui, e questo porta delle complicazioni che però non mi metto a ripetere perché di fatto le ho già dette. Io come base per questa review prenderei l'S7 Edge, perché è vero che è un top di gamma un po' vecchiotto, però ha buttato lì dei paletti che secondo me devono essere superati per considerarsi un top di gamma a tutti gli effetti. Questo Mi 8 li supera abbondantemente tutti e questo mi fa molto contento. Partendo dal display, quindi dal pannello, è stato utilizzato un AMOLED, al contrario del Mi Mix 2S, e questo è il principale vantaggio che ha rispetto all'ex top di gamma, anche se non è proprio il suo ex. È un 6.2 pollici, ma perfettamente utilizzabile con una mano, questo perché è stato molto integrato, insomma, nella parte frontale. Penso che occupi qualcosa come l'85% del tutto, quindi è veramente, veramente incastonato dentro. Abbiamo i due notch. Il notch in realtà è uno solo, però fa due cornettine che tutti odiano e non si capisce perché. Di fatto non c'è alcun motivo per farlo, se non uno principale che vi dirò dopo e ricomincerete ad odiarlo. Di per sé è un AMOLED, quindi riprendo quello che avevo anche su Samsung. Si vede molto bene a luce del sole, anche se comincia a sfalsare i colori, li butta il contrasto al massimo per cercare di farvi vedere comunque quello che c'è sullo schermo, e in effetti ci riesce. Quindi anche per il fatto dei neri, anche per i colori, per come si vedono, io adoro questi pannelli. Poi ci sarebbe da parlare appunto del notch. Prima vi dico il vantaggio che genera e poi i problemi, perché poi la gente le review le guarda per capire i problemi, come quando andate su Amazon e scegliete quelle da una stella, perché tutti sanno che magari il prodotto è decente, ma non tutti sanno le rognette che ci sono sotto e vengono fuori solo con l'utilizzo. Sì, integra la fotocamera frontale da 20 megapixel, integra il sensore ad infrarossi per il Face Unlock, tra l'altro funziona ottimamente ed è un metodo di sblocco veloce e che io utilizzo sempre, anche se non è il massimo della sicurezza, e integra il LED di notifica. Queste cose qui occupano uno spazio che ovviamente rende questo notch molto largo in stile iPhone X, e appunto quello che rimane a destra è spazio per i segnali e a sinistra lo spazio per l'orario. In realtà ci sarebbe spazio anche per le icone delle notifiche, siccome la risoluzione 1080 più plus, o come cavolo la chiamano, che ha una densità tale da poterci far vedere delle piccole iconcine, e questa è una cosa che Xiaomi, a cui piace un sacco limitare via software, proprio un sacco, non ha inserito. Cioè non potete sapere se sono arrivate delle notifiche se non tirate giù la tendina, e questa è una gran rottura di balle per uno che è abituato a vederle lassù. Vabbè, c'è la lucettina che lampeggia, ma che cosa mi dice? Cioè io voglio vedere le mie notifiche, ed è una cosa che Xiaomi non ha inserito neanche nella Mi 10 per adesso. Però c'è una sezione delle impostazioni che si chiama appunto lagne, in cui voi premete lì, vi fa mettere titolo, screenshot e motivo, e lì potete lagnare. Bene, ora avete un altro motivo per odiare il notch, soprattutto su questo telefono. Parlando di estetica, di design, è tutto ripreso dall'iPhone X. È praticamente la stessa cosa, quindi notch gigante, la fotocamera dietro verticale, che è tutto appunto una ripresa da Apple. Certo, Xiaomi ha avuto la sua evoluzione del design in quest'anno, però qui poi è ricaduta nel plagio totale, e il che, vabbè, sinceramente a me non frega proprio niente. C'è qualcuno che, soprattutto chi non ha il telefono, a cui fa alterare questa cosa, ma boh, vabbè, non ha la minima importanza per quanto mi riguarda, basta che sia comodo da usare. Lo spessore è a posto, cioè meno di 8 mm, siamo nel range di comodità per quanto mi riguarda, e riesce ad integrare una batteria anche abbastanza grande e secondo me molto ben gestita, da 3400 mAh, quindi Xiaomi anche dal punto di vista della batteria se l'è gestita molto molto bene. Lo potete utilizzare una giornata intera e sbattervene di caricarlo, insomma lo buttate lì la sera e siete a posto. Ho fatto le corse perché voglio arrivare direttamente alla fotocamera. Dixomark aveva pienamente ragione, la fotocamera di questo telefono è impressionante. Partendo dal sensore principale, è stabilizzato 4 assi,
quindi vi tornerà sicuramente comodo nelle foto, ma anche nei video. Nei 1080p riesce a fare letteralmente dei miracoli. I video 1080p sono stabilizzati otticamente e digitalmente, ripresi ovviamente da un 4K, e quindi hanno una stabilizzazione veramente ottima. Certo sono parecchio zoomati, questo sì, difficile fare dei video da vicino comodamente, però insomma è una cosa che hanno tutti i telefoni e qui veramente è integrata molto bene. Ci sono anche i video 4K, sono stabilizzati solo otticamente, quindi non è esattamente la stessa cosa, ma insomma Xiaomi ha fatto i suoi sforzi. Per quanto riguarda le foto, il sensore principale l'avrei preferito un po' più grandangolare, sullo stile LG tipo, però non è stato così, è un normalissimo zoom che hanno praticamente tutti i telefoni, anche quelli a singola fotocamera. La forza qui è averne la seconda fotocamera, cioè il secondo sensore, che non è stabilizzato, però non è una tragedia, e integra la funzione software, in questo caso, di bokeh, cioè modalità ritratto, che unita ad un autofocus veramente impressionante, perché probabilmente il miglior autofocus attualmente su un telefono, riesce a distinguere molto bene quel che è in primo piano e quel che è lo sfondo, in modo da applicare un bokeh perfetto. Io ho fatto delle foto veramente molto molto belle con questo dispositivo. Certo, se cercate il dettaglio, soprattutto quando il soggetto è molto più lontano dei 2,5 metri minimi consigliati, lì trovate gli artefatti, lì trovate dove ha sbagliato, però in generale fa veramente delle grandi foto. Da vicino, ovviamente 2,5 metri circa, quando ci sono delle persone da ritrarre, non sbaglia niente. Certo, nell'anteprima, così come nei video dove non sembrano stabilizzati, anche qui sembra sbagliare tutto, però dopo aver scattato la foto, veramente vi verrà voglia di lasciare lì il watermark scattato con Mi 8. Ci sarebbe la modalità AI, cioè che lui trova la scena adatta e scatta la foto di conseguenza, però nel senso, come faccio a capire se l'ha fatta meglio di quella normale se non mi metto a fare una foto senza modalità AI? Beh, è una totale perdita di tempo, io la lascerei sempre attiva e tanti saluti. Più che altro c'è la modalità HDR che funziona gran bene, ma questo lo sapevo già da vecchi Xiaomi anche molto più smart di questo, e non siamo ancora ai livelli di Google, però ci siamo vicini, è veramente un buon HDR. Quindi fotocamera promossa da tutti i punti di vista, foto, video, ritratto, veramente fantastica. Con questo telefono farete delle ottime foto ai livelli degli altri top di gamma, perché poi è stato valutato così anche da gente che ne sa ben più di me. Voglio fare un appunto sulla MIUI, che per me è la prima volta che lo utilizzo per così tanto tempo, e vengo dalla TouchWiz o Samsung Experience, che dir si voglia, che è veramente un sistema molto completo, e anche qui mi sono trovato tanto bene. C'è sempre uno switch, sempre una funzione che vi viene incontro, se non c'è viene integrata, tutte le app sono ben fatte e ovviamente vanno a sfruttare tutto lo schermo. È un piacere utilizzare questo telefono dal punto di vista software. Certo, con la MIUI 10 migliorerà ancora di più, però al momento attuale in cui faccio questa review non è ancora uscita per questo telefono. Un po' un dispiacere, perché so che sono state apportate delle migliorie grafiche non da poco, però devo tenermelo così. Veramente ottimo, utilizzabilissimo, e l'unica cosa che rimpiango un po', insomma, è un launcher decente, però ve lo potete installare, perché quello stock in effetti è molto limitato da alcuni punti di vista, e soprattutto i temi, a meno che non vi mettiate a fare combinazioni strane, non sono un granché. Fatto sta che vi dà veramente molti strumenti già di base, quindi andate qui nella roba Xiaomi e ne avete finché siete stufi di cose, senza dover scaricare app secondarie oppure andare a cercare chissà quale mod. Bene, io penso di aver detto abbastanza in questo video opinione, non ho passato tutto lo spettro di un telefono, perché ripeto, non è una review. Vi ho detto quel che io penso sia buono e quel che penso non sia buono. Certo, è indubbio che a questo prezzo questo telefono sia il meglio, perché per avere un OnePlus 6 dovete andare sopra di un tot, per avere un Mi Mix 2S anche lì dovete andare sopra di poco, però di fatto avete di peggio, se non il retro in ceramica, e qui veramente non capisco perché Xiaomi non l'abbia messo anche qui, se considera che questo sia il suo attuale top di gamma. Però sono scelte loro, come quella delle notifiche o quella del blocco del bootloader, che non si capisce perché. Certo, finché sono software, vabbè, magari si può modificare, quando sono hardware un po' difficile. Secondo me, intanto compratevi la versione internazionale o globale che sia, e lasciate perdere quella cinese per risparmiare 50 euro, perché non ne vale la pena. Ma ne vale la pena il telefono di per sé, perché va bene che uno prima di comprarlo sta lì a guardare, ah, ma rispetto all'altro top di gamma, poi quando lo prendete è un piacere da usare. Il Face Unlock, questo schermo AMOLED da 6.2 pollici, la fotocamera, la batteria, la tantissima memoria, la RAM, il software MIUI, chi più ne ha più ne metta, è veramente un bellissimo telefono.
I difetti, ve li ho detti, si possono riparare. Se vengono riparati al più presto, diventa un ottimo, anzi un perfetto telefono.